L'argomento è funghi e patate. È un accostamento esteticamente molto azzeccato. È un po' come dire patate e salsicce, no? È la cappella che va con col tubero. Vediamo un po' il nostro scienziato cosa ne pensa. Ciao! Dici tu! A proposito di? Tubero e salsicce. Salsicce e patate. Salsicce? Porcini e patate. Stasera porcini e... La salsiccia di porco, porcina. La porcina, la porciacca. Me lo scusi, no? Ogni tanto va per la tangente. Sono distratto da questa dire uniamo l'utero al direttevole. La folla è sorridente, è motivo di distrazione. Inizia la Daniela, che ogni volta Daniela non si fa a fare mai in nessun senso. Mandate le camere e la macchina pure. E tutte e due. L'idea di intervistare Daniela, idea di Daniele, non incontra tantissimo successo. Proviamo a convincere la Daniela timida e recalcitrante. Su via. Fra di noi. La cosa non sarà pubblicata mai, vero? Ecco, vedi? Ci dica, cosa ne pensa, signora Daniela, della patata quando unita al fungo e magari al rigatone? Ha avuto modo di campionare? No, sono arrivata tardi. Non ha campionato. Daniela, non c'è materia del contendere. Sono venuta mangiata! Adesso mangio a mezzanotte, mi faccio come una botta! La mia amica che c'ha una risposta a questa tua domanda. C'è mai! Ops! Sei stata tu, mi hai rotto il telefonino. La colpa è sua. Vendicati su di me. Era già rotto. Distruggi questo inserendolo in un posto a pH bassissimo. No, per non dire un'altra volta. E ti ritira tutte le parole. Chiedi perdono. Il mio microfono ne ha viste tante, però non c'è una bottiglia d'aceto, lo metti là. In quel senso lì. Io quando vedo il microfono mi viene da cantare. Canto una canzone. Brava, vai. No. Allora, Rossi, allora, fammi riformulare la domanda alla mia amica. Allora, quando, come hai detto a te, voglio parlare come hai detto? È direzionale. Era complicato. Sentiamo. Non devo registrare, prima voglio fare un piccolo allenamento. Fai una prova. Come hai detto? Non mi ricordo che ho detto. La patata. Che ne penso della patata? Col porcino e optional il rigatone. Rossi. No, noi cercavamo la salsiccia allucinogena, però. La salsiccia allucinogena. Signora, le salsicce sono finite 20 anni fa. Aspetta, fammi sciogliere i capelli, mi sembra una zingara, posso farmi pettinare, aspetta. Se non le dispiace, mi accusano. Se ne vedi mentana, che sai, tengo un'esperienza qua. Allora, se devono essere allucinogene. Il trucco? Il trucco? Di sostanze. Le salsicce. La salsiccia va riempita di sostanza atta ad indurre stati alterati. Cioè una patata. Un patatone. Perché lui non quella che la piccolina. Già c'era la patata e il fungo allucinogeno. La salsiccia di che cosa la vuoi riempire? Scusa. C'era il formaggio. Ah, si può anche usare un formaggio allucinogeno come ingrediente principale della salsiccia. Grazie. Il formaggio grazie. Non va bene. No, sulla salsiccia. Ragazzi, forse un po' di pana? La panna. Cioè, dici di più che il formaggio, scusatemi. La panna si dice un po' di più. Però la panna copre e copre pure parecchio. La panna cotta è cotta pure parecchio. L'amica mia lascia stare. Io sono contrario, preferisco il fungo puro con la patata. Alla salsiccia. Noi parlavamo della salsiccia, tu già sei andato oltre. Allora, però quale fungo ti piace? Il chiodino o quello grande, il porcino? Cioè, pensavo alla salsiccia, cosa? Quale fungo ti piace di più? Il chiodino o quello porcino? No, che sta lui? Il porcino. Il porcino, eh? E deve essere quando, molto porcino. Quando va pulito come si deve, è una delizia, vero? Bravo.
molto pazzina. Confermo la mia amica. E quando va morbido morbido, fatto soltanto con un po' di aglio e un po' d'olio, diventa pure lubrificante, perché lubrifica la pasta e la salsiccia, amore. Senza mettere, sì, perché l'olio della salsiccia si scioglie, il fungo porcino che è già morbido. E perché mi guardi con questa faccia? Guarda che sono diventata una cuoca italiana, eh? Diciamo che è la boscaiola così. E quale pasta usa? Quale ti piace? Le tagliatelle. Ah, la pasta. Perché i tortiglioni non va bene. Gli gnocchi. Gli gnocchino no, gnocchi no. Lo gnocchetto. Gnocchetto. Sì, perché con il fungo la. Secondo me per me i rigatoni. Le mezze pene non vanno bene. No, mezze no. La calamarata nemmeno. Intere. I paccheri. Troppo largo. No, no, no. Violento, bravo. Infatti, infatti. Il paccore è violento. E poi passa l'uovo? No. No. Con la salsiccia, va. Con la salsiccia. Nino, qua si parla della tua pasta e patata. E stiamo dicendo come. Cannelloni. Cannelloni. Lo so. Non ci avevo pensato. Uno a uno, sì. Sì. Come lubrificante per la pasta. Che cosa farei? No, noi stiamo facendo un'indagine. Chi è che voleva il cannellone? Che dimensione? Ma perché ci sono dimensioni? Uno e basta. Ah, uno non ti basta. Ma vuoi quelli standard oppure vuoi qualcosa di, non so, 30-70, questi qua così? No, no, standard. Fai pure le misure di tu, sei proprio bravo con le misure di cannelloni. Con la ricotta. Ecco, con la ricotta, perché bella che avevi. No. Vabbè, con la ricotta. Preferirei col primo sale. Tony, cannellone. Ha detto Tony che pane no. Uno e l'altro. Te lo picchi. Se sono da buttare. Ragazzi, non mandate in onda questa cosa, per favore. Però deve essere crudo, perché deve essere crudo, perché se è cotto. Ragazzi, venite al Bodeghiero, che qui c'è di tutto. Si parla di cucina meravigliosamente. Io come brasiliana l'amo i cannelloni con i funghi porcini a salsiccia. Soprattutto di culinare. Ecco, no, no, lubrificante, sai che cosa dovrebbe essere? Un bel filo d'olio. Tardante, no. Un filo d'olio. Il porcino lo facevi cuocere. Prima, con filo d'olio, dopo pure il filo d'olio ci vuole. Ma pure un po' di. Un po' di? Un po' pure di. Di vasellina. Vasellina no, vasellina no. Vasellina è indolore, è insapore. Il glicerolo. Peperoncino che serve, soprattutto agli ci uomini. Vuole, ci vuole, sì sì, così, così, sì sì. Così, così. Forse, hai capito? Le mucose, facciamo. È vero, Nino, dai Daniele, che metti tu nella tua salsiccia con patate? Il peperoncino. Ah, faccia di bicarbonato, mi piace. Due ostri. Ovvero? Ovvero? Ovvero, 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 è vero, ovvero, pupacchia. No, a pupacchia. A papacchia da patata. Anima! Da patata. E salsiccia, logicamente. Ah, perché prima vabbè, mano stavo registrando. Fai girare il microfono, vai. No, mi hanno dato in mano, vedi come lo tengo. Fallo siccome girare, io. Vai. No, no, non rifiuto niente, amore, guarda. Te, prenditelo. Lei. Prendilo tu. Diteci tutto. Ecco, vai, continua, vai, esprimiti. Una ricetta, dai, fai una. Allora, come ce l'ho in mano io. Bravo, una ricetta. Patate e salsiccia. Ecco che porcino. Vabbè, patate, salsiccia, tagliatelle, porcini. E ci metterei anche un po' di provola io, veramente. Bella! No, senza cipolle. Sinceramente. E neanche l'aglio, io non ci metto non ci metto neanche l'aglio perché non mi piace. Ma secondo me un po' di cipolla ci volesse. No. Ti fa piangere? No, no. No, perché magliaglio, scusa.
Non piangere. No, no, no. E quindi tu fai qualche piacere? No. Quindi? Ecco, passo la palla. No, no, non è passo la... il microfono a me. Vai. Amici. Gabriella, cosa ne pensi? No, 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 io passo. Ferma, torna al via. Ok, in realtà volevo svelare che fin dall'inizio i microfoni sono due. Questa gag del secondo oggetto, magari oblungo. Che volgarità, che volgarità. Ah, vado a parlare. Passa il microfono. Allora, che cosa devo dire? Il fatto del... con i porcini e patate. Oh, allora. Questo ci va bene. Allora, innanzitutto le patate erano molto saporite perché ci sono dei terreni molto coltivati, con tante belle patate. Il cuoco qui presente ha fatto proprio una bella pasta e patata. Proprio bella. E poi ci sono pure i porcini. E poi ci sono. E poi ci sono questi bei porcini, naturalmente, che hanno proprio, come si dice, sposati con queste belle patate. Eh sì, perché da porcini diventano porconi. Porco, ok, va bene. Vai. No, non vado a dire sulle patate. Passiamo il microfono agli amici. A chi glielo devo passare? A questo signore con la barba. Ok, vai. Con la barba. Stiamo raccogliendo delle testimonianze veramente notevoli stasera. Sono esterefatto, attonito. Attonito? Sì, sì, a dir poco. Da urlo. Infatti, come fai l'attonito? Ecco. Di più. E l'urlo? Benissimo. E l'urlo senza urlo. Annichilito? A proposito di annichilito, continuando, Basito? E continuando sul nostro discorso, volevo consultare l'altra volta la scienza in questo. Diciamo, perché? Perché? Perché il porcino è buono con la patata? Dal punto di vista, diciamo, parliamo proprio di anatomia culinaria. Culinaria nel senso che l'inserimento avviene dall'alto, ma penso che si riferisse anche a un particolare accoppiamento di elementi del mondo vegetale, piante solanace, è vero, la patata pregnante di amido, e il fungo, che pianta non è ma cresce dal micelio e si espande specialmente quando trova la patata. Perché io so che i funghi sono numerati. Tralala. No, senza tralala non si può fare. Vogliamo continuare questo giro che si è interrotto? Vediamo là se qualcuno risponde. Lascio parlare. Ma io non voglio parlare, mi astengo. Sono sordomuta. No, la lascio alla signorina il microfono. No, lascia Gabriele. Annunciazione. Simboli qualche pratica. Come ne conosce lui? Andrà invisibile. Invisibile per le carnitate. Qual è la domanda? Io non ho capito. Qual era la domanda? Patate e porcini, cosa consiglieresti di aggiungere, levare, mettere qualche ingrediente? O ti piace così? Mi piace così, punto. Sei rimasto putrefatto? Putrefalo anche tu. Gabriele, di qualcosa. Lui ha molto da raccontare. Guarda, che cosa c'è? I piselli. Patate, porcine e piselli. I piselli. Beh, bravo, Gabriele. Bravo. Invece Michele?
Ma la mia destra? Guarda, io penso che è la patata che dà tanto gusto pure ai porcini. Quindi e la patata è quello che conta. Il fungo porcino che va nella patata assorbe poi il sapore della patata, i succhi, gli umori e i sapori della patata. Quindi evviva la patata! Vai, vai! Anche con la testa! Ma ti rendi conto? Quindi erano dei meditativi quando l'abbiamo trovato. Passo la parola adesso a queste altre patatine. Vai Cinzia. Attaccare lingua dura e lingua morbida, è quello che fa impazzire. Faccio mi faccio piglia corda la mia esperienza. Ogni volta che il microfono torna a me, io rimetto in mezzo un altro argomento, perché ancora c'è. Dicevo, questo è l'altro microfono. Infatti l'ho riconosciuto dall'odore. Amore mio, dimmi tu. Patatine? Patatine o funghetti? No, ma mi pioveva fra le gambe. Che cosa? Correva, la prego, non aggiunga entropia. Ma solo ne abbiamo abbastanza. Ha fatto effetto. No. È andato a toccarsi il microfono. E io l'ho passato. Un altro po' di questo. Allora, la prossima volta prendiamo tre microfoni, uno lo usiamo.